Il termine poltergeist deriva dal tedesco e significa spirito rumoroso. Esso si manifesterebbe con il presunto movimento improvviso di oggetti, quadri che cadono, mobili che si spostano, elettrodomestici che si accendono e si spengono, pietre e sassi che volano con traiettorie insolite. Gli episodi di poltergeist, secondo i sostenitori di questa teoria, tendono inoltre ad essere accompagnati da altre manifestazioni soprannaturali, come l'autocombustione, la lievitazione di persone, comparsa di pozze d'acqua e di scritte sui muri, fino alla produzione di voci. L'esistenza di questo fenomeno, mai accertata, veniva ipotizzata già ai tempi dell'antica Roma e se ne fa menzione in documenti del Medioevo in Germania, in Galles e in Cina. Sono altresì frequenti presunti casi di poltergeist in epoca moderna. In genere i racconti e le testimonianze sui poltergeist sono accompagnati da quattro caratteristiche costanti. La prima, gli oggetti in movimento raramente colpiscono le persone presenti o danneggiano gravemente la casa. Le manifestazioni durerebbero alcune settimane o alcuni mesi al massimo. Si verificherebbe quasi sempre presenza di una persona detta persona focale, che nella maggior parte dei casi sarebbe in età adolescenziale. Oggetti che prendono fuoco all'improvviso. In questo video vedrete degli oggetti che si spostano da soli. Secondo voi potrebbe trattarsi di un fenomeno poltergeist? E cosa ne pensate? A voi vi è mai capitato un fenomeno del genere? Comunque, una buona visione.